Dere shishishishi a tutti ragazzi e ben ritrovati a un nuovo video di Nio. Dunque, in vostra assenza mi sono allenato un pochino perché voglio che questo video sia un reset, sia un nuovo inizio per me. Tutto quello che abbiamo giocato nella missione Isola dei Demoni non è stato altro che un gigantesco tutorial per far sì che io apprendessi le tecniche e le meccaniche di questo gioco, cosa che penso, seppur maldestramente, di aver fatto. Ora ho fatto anche la missione secondaria Morte ai Banditi di livello 10, in realtà è stata piuttosto semplice, anche il capo dei banditi era una mezza pippa, per cui non è stata assolutamente problematica. Mi sono fatto 3 livelli, quindi ho portato corpo, cuore e abilità, energia, non mi ricordo, allo stesso livello, ovvero al 10, perché questa è più o meno la build che ho intenzione di perseguire. E ho appreso alcune tecniche di ninjutsu presso il dojo, quindi direi che possiamo procedere. Una cosa che però voglio fare con voi è farvi vedere lo skill tree, il ramo delle abilità, farvi vedere come lo potenzio, così che io faccia cazzate, nel caso io faccia cazzate o nel caso io non le faccia, magari mi potrete rimbrottare nei commenti, oppure insomma capire come ho intenzione di creare il mio personaggio. Ma vabbè, vedrete. Ora proseguiamo con la missione principale nelle profondità dell'ombra, missione di livello 12. Ok, benvenuto Hanzo. Ecco, Hanzo Hattori Hanzo, io lo conosco questo nome. Penso che sia un personaggio storicamente esistito, però ripeto, sono piuttosto ignorante del folklore, della cultura, delle leggende, ma anche della storia giapponese, per cui non so se effettivamente è esistito un Hattori Hanzo. Penso di sì. Io lo conosco per Kill Bill, perché è colui che forgia la katana alla sposa Uma Thurman. Va bene che tu e il tuo amico siate venuti. Sir William, giusto? Mi riferiscono che hai una certa abilità nel trattare con yokai e mostri. A questo proposito avrei un favore da chiederti. Mio figlio Nagamasa è partito per sconfiggere una banda di furfanti e da allora non ho sue notizie. Correrei io stesso in suo aiuto, ma il mio corpo non è più quello di una volta. Andresti a salvare mio figlio invece mia? Ma certo, Kuroda Kanbei. Salveremo noi tuo figlio, no problem. Quindi una missione di salvataggio. Una rescue mission. A nord del Kyushu, sotto le montagne di Nakatsu, vi è un dedalo di caverne calcaree, risultati di eoni di erosione. I banditi più spavaldi si rifugiano nei suoi strati più superficiali, ma persino costoro fuggono nei suoi abissi più profondi. Ok, sembra una zona piuttosto intrigante. Caverne calcaree. Vediamo un po'. Eccolo qui, Sir William. Sempre più figo. Cat clock. Hanzo's ways are curious indeed. Questo è il gatto di Hanzo. Nagamasa to mousu mono no shigurei no kihai wa yoku shitte oru zo. Even cats speak in these lands. Che cavolo! Oh mio Dio. Ok. Quindi esistono anche l'equivalente degli spiriti guardiani, però malvagi. Lo yin e lo yang, certo. Luce e oscurità. Bene e male. Ah, ecco perché il Giappone è infestato dai demoni, per via dei conflitti, per via delle guerre tra esseri umani. Ah, ti ringraziamo per averci dato queste interessanti informazioni, ma soprattutto conosce lo spirito guida di Nagasama. Quindi ci potrebbe aiutare a trovarlo. D'accordo, d'accordo, lo faremo. Prima però voglio apprendere alcune abilità insieme a voi. Abbiamo ben 10 punti ninjutsu. Allora, come vi ho già detto, io voglio perseguire la via del ninja. Fondamentalmente, i potenziamenti saranno 3: Asha, Kusarigama e Ninja. Quindi vorrei distribuirli in questo modo. Tutto il resto, anche la magia, mi piacerebbe
utilizzarla, ma preferisco aspettare ancora un pochino. Per il momento voglio apprendere abilità su queste tre cose, diciamo, appunto, l'ascia, la Kusarigama e l'arte ninja, il ninjutsu. Quindi partiamo proprio dall'arte ninja. Allora, dopo aver lanciato uno shuriken è possibile lanciarne un altro premendo un nuovo tasto. Invece con questo shuriken livello 3 ti consente di preparare 7 shuriken. Però dobbiamo completare una missione per poter sbloccare questa abilità. Vedete, c'è scritto altro addestramento richiesto. Ok. Allora, prepariamo anche i kunai. Anche qui bisogna completare altre missioni. 3 porzioni di brodo di galla. Applicalo sulle armi per conferire loro un effetto benefico. Questo mi interessa. Mi interessa avere la Kusarigama avvelenata. Dai, proviamo. Proviamo il brodo di galla. Ok. Poi, per quel che riguarda appunto la nostra arma principale, aumenta la potenza del tuo attacco, ma anche i danni che hai subito. Può essere usato solo quando l'arma è nel fodero. R1 più cerchio. Abilità impugnatura alta. Aumenta i danni inferti all'attacco successivo una volta che abbiamo sfruttato un impulso ki. Non so cosa fare. Allora, io direi questa, perché comunque uso spesso la guardia alta. Questo ti consente di usare il ritmo ki anche mentre schivi. Ah, ma abbiamo ben 14 punti di abilità samurai, ragazzi, tantissimi. Ok. Poi, per quel che riguarda l'ascia, invece, anche qui con R1 più cerchio aumentiamo il potere difensivo a discapito della velocità. Quindi queste abilità possono essere usate con R1 più cerchio quando abbiamo le nostre armi nell'elsa. Ruota il tuo corpo e la tua ascia. Fammi un po' vedere. Fico. Fico. Ruota l'ascia sopra la testa e poi la batte al suolo, creando un'onda d'urto che danneggia l'area. Bello. Questo tuo comando abilità ci ha assegnato un'altra abilità. Vuoi sovrascrivere questa abilità? Ah, perché certo, è uguale, è lo stesso. No, per ora allora teniamo l'abilità rotante. Quindi le sblocchiamo e poi le possiamo sovrascrivere. Ok. Allora, per ora così. Poi a questo punto io direi che, dato che non possiamo fare altro per ora, qua abbiamo sbloccato tutto lo sbloccabile, sblocchiamo altri ninjutsu. Anche questo è sempre per la build ninja velenoso. Pillole antitossina. Shuriken avvelenati. Cavolo, tante belle ficate, ragazzi. Tante belle ficate. Shuriken avvelenati. Porzione di cicuta. Non so cosa fare. Ok, questo sicuramente. E poi prepariamo anche gli shuriken avvelenati. Basta. Ok, quindi prendiamo dei ninjutsu. Ok, quindi prepariamo i jutsu. Allora, possiamo preparare gli shuriken avvelenati e ce li mettiamo al posto degli shuriken normali. Abbiamo una ciocca di giovane ninja. Ah, questi ci permettono di ottenere dei punti abilità. Non male. Poi questi ce li mettiamo qua. Poi abbiamo detto che questo aumenta la familiarità delle spade. Questo evoca uno spirito guardiano. Candela dell'evocatore. Questa è la bomba, che però ce l'abbiamo già. No, è diversa.
Metto il viaggiatore, il vaso d'acqua yokai, l'acqua sacra. Ma non c'era anche il brodo di Galla? Vai, per ora andiamo così. Ah no, ecco. Veleno brodo di Galla. Costo 4. Ma 4 cosa? Costo totale jutsu 8. Ah, ok. Noi abbiamo la capacità ninjutsu di 10. Quindi 5 più 3 è 9. Chiaramente non possiamo preparare né kunai. Va bene, allora andiamo con gli shuriken, ok. D'accordo, va bene. Va bene, proviamo. Penso di aver capito più o meno come funzioni la preparazione dei jutsu. Ok. Perfetto. No, ho sbagliato. Perché la stamina? Ok. Sale molto velocemente il Ki. Cioè, sale molto lentamente in realtà. Sono appesantito da qualcosa? Ok, l'abbiamo avvelenato. Ok. Dai, coraggio, perché la stamina sale così lentamente? Siamo forse appesantiti? O forse è sempre salita così? E sono io che sbabbiono? No, mi sembra di no, ragazzi. Ma sì, mi si consuma dopo due colpi. No, no, c'è qualcosa che non quadra. Adesso cerchiamo di far fuori questo. Poi vediamo di capirci meglio. Ok, questa è l'attacco, è l'abilità che abbiamo sbloccato. Ma allora, fammi un attimo vedere. Allora, dov'è che si vede il peso? 603 effettivamente. Ok. Proviamo ora. Ok. Quella l'abilità. Beh, adesso forse non dovremmo più consumare così tanto. No, sì, ci sale più velocemente. Mi sembra, poi ragazzi, magari sto dicendo delle stupidaggini, però. Ok. Un vaso d'acqua yokai e tre frecce. Qua non c'è niente, d'accordo. Va bene, proseguiamo, proseguiamo, ragazzi. Devo apprendere bene tutto. Però per ora è meglio fare attenzione, per esempio, a questo tipo che mi voleva fare un'imboscata. Aia. Ok. Sono piuttosto infami, eh. Fanno le imboscatine, i maledetti. Ok, qua cosa c'è? Oh mio Dio. Cos'erano? Pipistrelli? Ho fatto cadere un corpo giù. Allora te muori subito. Speravo non ti accorgessi di nulla, però ho ricevuto il titolo di arciere adepto. Allora, te ti faccio cadere con un attacco di quelli cazzutissimi. No, perché ci vuole la posa alta. Non è possibile farli cadere di sotto? No, però tra poco ci cadevo io. Allora. Bam. Soffri, cane. Errore. Ok, è caduto tutto di sotto, maledizione. Va bene, continuiamo a esplorare. Tanto questo qua. Cosa aveva? Una torcia in mano. Perfetto. E via.
Facciamo piazza pulita perché voglio cercare di esplorare il più possibile. Oddio, cos'era quel rumore? Era il rumore di uno che mi ha beccato. Ok. Vuoi fare chi ce l'ha più lungo? Oh, oh. No, preso male. Ok, ucciso. Oh, ah, ok. Sembra piuttosto lineare quest'area. Qua cosa c'è? Sembra che la porta sia chiusa, ok. Magari si tratta di uno shortcut, chi lo sa. Vediamo un po'. Ferro spirituale Okudama. Allora, devo usare gli Injutsu. Oh mio Dio. Scusa, scusa, ti ho svegliato. Hai ragione, hai ragione. Quando ti svegliano mentre stai dormendo è normale incazzarsi. Ok. Oh, dai piccolino, torna al santuario. Maschera Yotoko. Va bene. Dunque, di qua non si può scendere. Noi siamo venuti da qua. Ah, però sotto c'è della gente. Però temo sia troppo alto. Vediamo se c'è un declivio. Sentite che paroloni. Un po' più agibile. Ah, qua c'è una porta. Oh cazzo. Vabbè, ma tu mi aspettavi. Cioè, tu non vedevi l'ora che io aprissi la porta per... Oh merda. Sono in due e uno è un samurai cazzuto. Perfetto. Aia. Ho ricevuto il titolo di cacciatore di oggetti speciali. Va bene. Beh, tutto sommato non stiamo andando malissimo. Vabbè, abbiamo anche appena iniziato. Mi direte voi, ci mancherebbe pure. Vabbè, ma non è scontato, non è scontato. Hai costruito un muro e ora mi sta fissando. Continua così e caverò loro gli occhi. Ci sono i muri invisibili? Hai notato che i muri hanno gli occhi? Sembrano interessarsi a te. Ma questi? Oh merda! Hanno gli occhi, sì. Ah, ok, è come in Dark Souls, ci sono i muri invisibili. Bella. Ok. Perfetto. Che cazzo? Cazzo! Oh mio Dio. Ah, dobbiamo affrontarli? Merda. No, 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 un attimo. Allora, un attimo. Forse devo colpirgli gli occhi. Ma qualcosa gli ho fatto, eh? Sì. Tutto sommato, però... Allora, un attimino. Devo capire se è fragile o... No. Mi ha abbracciato. Aia. Merda, no, è forte, cazzo. Però... Sembra lento. Via. Ha stordito. Via. Vai, ripristina, ripristina. Distrutto, distrutto. Ok, no, vabbè, forse non era così forte. Ammazza. È uno yokai, comunque. A giudicare da questa pozza. Qua c'è morto qualcuno. C'è morto Suezo di livello 12. Fatto a pezzi da Nurikabe per il suo atteggiamento amichevole. Che significa? Ok. Ah, però qua c'è addirittura un'altra area. Speravo di trovare un oggetto, invece... Oddio, qualcosina ho trovato, però. Ok. Bella. Perfetto, ragazzi, dai, sono un figo. Chiave della stanza del capo.
chiave della stanza del capo, non è che per quella stanza che ci eravamo lasciati indietro? Varrebbe la pena andare a controllare, solo che adesso che sono caduto giù, maledizione quanti ne devo rapire. Chi devi rapire, caro? Allora. Chi c'è? Oh merda. Statti buono. Stati buono. Ok. Vai. Attacco speciale. Clack. Bella, bella ragazzi, dai, siamo forti. Siamo forti, mi sento abbastanza sicuro di me. Certo, se padroneggiasse l'impulso chi come si deve sarei ancora più contento. Però, allora, di qua torniamo indietro. Credo. Allora. Ah sì, però no, no, però va a senso tornare indietro perché c'era quella porta chiusa che si potrebbe aprire con la chiave che abbiamo trovato. Sì, ok, qua era dove c'era il muro. I muri non penso che respawnino. Sì, qui è dove abbiamo fatto la strage e la stanza era là sopra. La chiave del capo. Quindi forse c'è il capo qua dentro, il capo dei banditi. Ok. Ah sì, c'è uno che dorme. Sapete che vi dico? Non ci siamo i proiettili più forti. Mamma mia! Ci scusi capo, però. A quanto pare. Chi dorme non piglia pesce. Dai, ottieni con chi ora, Gai. E cosa sarebbe? Dai, tu torna al santuario piccolino. Bene, abbiamo scoperto una zona segreta, ottimo. Io ragazzi, vorrei evitare di lasciarmi indietro roba. Quindi, per ora mi sembra di star procedendo abbastanza bene. Naturalmente, qualche baule, qualche scrigno, non lo raccatterò alla prima. Cioè, qualcosa mi lascerò sfuggire. Anche perché come gioco è bello ampio, è bello intriso di segreti. Ok. No, come ho fatto a mancarlo? Dai, come ho fatto? Allora, tu devi morire, ma subito proprio. Cioè, senza nemmeno pensarci. Te pure, decapitato. Lo so, è una brutta fine, ma almeno è indolore. A differenza di sto poveraccio che si prende delle gran legnate, ok. Abbiamo un nuovo Kusarigama. Poi controlliamo tutto l'equipaggiamento, ragazzi. Cerco di non appesantire troppo il video, per cui queste cose le vorrei fare al prossimo altare. Se no è tutto un continuo io che mi interrompo e per voi magari anche noioso. Spara la tua freccia. Ok. Ti posso buttare giù? Mannaggia a te. Sì, ti posso buttare giù. Perdo i tuoi drop, ma va bene. Qua cosa c'è? Movimento. Forse tiriamo giù una sorta di carrucola. Cosa stiamo facendo? Mi è incalato qualcosa. Ho visto un'ombra. Aspettate un attimo. Scusate, eh. Però voglio evitare. Voglio evitare di perdermi qualcosa. Secondo me abbiamo tirato giù una sorta di ascensore. Forse abbiamo creato uno shortcut che ci permette di evitare tutto questo pezzo nelle caverne. Vediamo un pochino. No. Sì. Questo non c'era prima. Ah, ok. Sì, abbiamo creato proprio uno shortcut. Figata. Così possiamo anche raccattare le amrita da sto tipo qua. Maledetto samurai, d'altro canto. D'altro canto cosa? Che è? Che è sta roba? Una sorgente termale. Ah, cura le ferite da spada. Oddio, ma cosa sono quelli? Non sono i nostri demoni? O forse sì? Sono
sono loro, solo che invece che usano il cappello come tazzina. Vediamo un po'. Ah, ci rinvigorisce le ferite e ci ha dato anche un bonus. Però, ah, la possiamo usare solo una volta. Allora, ah, ci sta dando del rigene, vedete? 26, 26, ci sta applicando una sorta di rigene. Beh, ottimo. Allora proprio senza paura. Ok, stavolta mi sono ricordato di usare l'impulso ki. Ogni tanto mi ricordo. Sapete qual è il problema di questo... Non di questo gioco, di come io gioco a questo gioco? È che sono troppo abituato a Dark Souls e lo sto giocando come se fosse un Dark Souls. Quindi tutto quello che non rientra nelle logiche, nelle meccaniche di Dark Souls, non... Aia! Feia di putana. Non mi entra in testa. In Dark Souls non c'è il recupero key e quindi io non lo sto imparando. Lo so. Piuttosto infantile e stupido come... È stupida come cosa, però di fatto è così. Qua non l'avete già depredato. Ah, vedete, sto sfruttando il rigene sempre, per cui contro lo stesso dannato destino. Che cazzo? Ma mi stavano buttando giù. Porca vacca, mi stavano buttando giù quei pipistrelli. Me ne sono accorto che non hanno paura della gente. Maledetti. Va bene, ok, siamo arrivati a un altro altare. Ottimo, ce la siamo cavata bene per questa prima frazione di gioco. Possiamo anche farci un livellino, magari due? Aspettate, forse ho delle pietre arrita da spezzare. Ne lo sai. Allora, quanto serve per il livello successivo? 3200. Allora, dunque, mi vorrei portare energia a 10, quindi speriamo che rompendo tutte queste pietre qua, sì, ce la facciamo assolutamente. Ok, ancora una. Perfetto. Ci portiamo l'energia a 10. Ok, che era esattamente quello che volevo. Beh, siamo a livello 19, eh? Siamo fortini, ragazzi, siamo fortini. D'accordo, io direi che ci possiamo salutare qui. E niente, ci vediamo nel prossimo video, sempre su Nio, sempre qua all'interno di queste caverne, sempre con lo spirito guardiano gatto a guidarci verso Nagamasa, che dobbiamo capire bene chi è. È il figlio di quello che ci ha commissionato la missione, comunque. Alla prossima, ragazzi, e Dereshi!